Salve a tutti, sono con Francesco Brugger, secondo classificato alla Coppa del Mondo di Roma edizione 2012. Abbiamo appreso che è la tua ultima gara. Sì, sembra di sì, è la mia ultima gara. Avrei voluto concluderla in maniera diversa, ma il giudizio è questo, no? Si vince, si perde. Cosa che non è andata? Ma niente, un errore tecnico, non pensavo che facesse due entrate di fila, è stato bravo a infilarsi e sono dovuto cascare. Senti, è la tua ultima gara, cosa ne pensi delle giovani leve ma nazionale italiana? A 81 kg ci sono tre bravi ragazzi, sia Poeta, Marconcini e Carollo, sono molto bravi e competitivi, hanno dimostrato oggi ma anche in altre competizioni passate, quindi sono felice di lasciare il testimone a qualche ragazzo valido per il prossimo quadriennio. Senti, sappiamo che ti sei sposato da pochi giorni e fra qualche giorno partirai per il viaggio di nozze, dove andrai? Sì, parto martedì, Australia e Isole Fiji, stiamo un mese così mi rilasso e torno con idee nuove per il futuro. E parliamo proprio del tuo futuro, quali sono gli obiettivi, cosa vuoi fare? Ma rimanere nell'ambiente sicuramente, ho studiato per fare questo e mi piacerebbe trasmettere ai ragazzi la mia esperienza nel campo. E sicuramente darò una mano alle Fiamme Azzurre e poi vedremo cosa possiamo pensare di avere un club diretto da te. Abbiamo tante idee a Torino e anche con le Fiamme Azzurre, quindi stiamo elaborando, sicuramente a gennaio sapremo che strada prendere. Su un noto giornale abbiamo letto dei tuoi complimenti ad Ezio Gamba. Sì, ovviamente Ezio è un grande esponente del judo italiano, ha dimostrato di essere superlativo nel lavoro che fa all'estero con la Russia, gli daranno in mano anche la nazionale femminile, spero e gli auguro di fare meglio ancora di quello che ha fatto. Bene, allora ti facciamo il nostro in bocca al lupo, buone vacanze e come di consueto concludiamo le nostre interviste dicendo Italia judo.